Lino Zecchini, ex atleta della nazionale di Scialpino, squadra A, ha partecipato nel 1956 alle prime Olimpiadi in Italia, Cortina 56, e poi ai campionati del mondo del Ah, beh. 1954 in Svezia. In Svezia. E come è iniziato il tuo rapporto con la neve e i primi Ma il ricordi sugli sci? primo ricordo è quando che mio padre mi ha detto che mi ha messo i sci a 2 anni, ai piedi. E da allora ho sempre sciato. Tutti gli anni andavo a sciare di qua e di là, sempre in paese, no? Poi ogni tanto si L'anche andava a fare Brioli qualche va meglio, garetta quello sulle dico. vallate qua del Trentino. Dopo fine guerra abbiamo incominciato a fare le staffette alpine, discesa, fondo e piano, che si andava via allora, siccome che qui era subito il dopoguerra, no? E allora c'erano qua inglesi. E ci portavano via con le sue camionette, si andava di qua, di là, a far ste gare ogni domenica. Quelle sono state le prime gare che ho fatto, insomma. Dopo ho cominciato verso il 48-50 a gareggiare, gare provinciali, gare di categoria, che allora c'era la categoria prima, seconda e terza categoria. E pian piano sono arrivato a entrare un po' con la mia capacità, con la mia tecnica, con la mia, non so, si può dire con la mia forza, sono entrato a far parte della squadra nazionale. E lì, alla prima, dopo si è cominciato a viaggiare, siccome che si faceva sempre un giro prima di fare i campionati del mondo o Olimpiadi, di gare fissa internazionali, sarebbe come la Coppa del Mondo oggi, Wengen, Kitzbühel, posti più importanti, poi settimana internazionale, quella veniva, poi c'era il Kandar, la medaglia Kandar combinata, discesa speciale, quella anche veniva fatta su 5 stati europei, Italia, Francia, Svizzera, e Austria, Italia, Francia, Svizzera, Austria e Germania, cinque, ottenendo piazzamenti, perché anche alle Olimpiadi, alla discesa libera, avevo il miglior tempo a 300 metri di traguardo, e là sono caduto, ma in causa sempre perché durante gli allenamenti, siccome che non c'era neve, e allora era aperta 2 ore al giorno la discesa per gli allenamenti, no? Era l'uscita del bosco della Tofana, lì c'era, si vede che un atleta russo è caduto, e invece che alzarsi, perché era una gobba, no? Si anticipava sta gobba, si veniva fuori già per aria, e me l'ho visto davanti un puntino nero, basta, io non mi ricordo altro, ho preso una botta fenomenale, sia al braccio sia alla spalla, e sono stato 2 giorni, 3 in albergo. E allora lì dopo, invece che dovevo fare tutte e tre le discipline, no? E ho fatto la discesa solo. E mi è andata male. Comunque là potevo fare un risultato fenomenale, insomma, perché io ero sicuro di arrivare in zona medaglie, perché ormai ogni atleta si conosceva, no? Chi era più forte, chi era meno forte, quell'altro era all'inizio e così. E dopo da allora dopo siamo andati a Chamonix, in Francia, là sono arrivato 7. Ho avuto sempre piazzamenti, però sono stato anche un po' scarognato perché bisogna avere anche fortuna nello sport, no? Inutile, non è che sia tutta abilità, perché l'abilità io l'avevo, avevo tutto a posto, sia il fisico, non mancava niente. Com'è stata l'esperienza di partire da San Martino, un piccolo paesino del Trentino, e girare l'Europa, tutto il mondo con la forza degli sci? È una cosa stupenda, perché si lascia il paesino piccolo,
e si va su un paesone piuttosto grandi, tipo Kitzbühel, Chamonix, St. Moritz, Wengen, sono tutto posti ormai tradizionali che hanno le sue gare da 100 anni fa. E allora lì si conosceva tutta questa gente, là c'erano russi, c'erano, perché anche i russi erano all'inizio allora, questa squadra russa. E dopo si conosceva tutta questa gente, si faceva amicizia, si vedeva sti alberghi, grandi, piccoli, si vedeva sti negozi, specialmente in Svizzera, che non ha fatto la guerra, era tutto intatto là, era tutto bello. Si vedeva che era fuori dalla guerra. E quello, sì, quello che piaceva di più, per esempio all'inizio, i primi anni, per me era la Svizzera, perché era, si vedeva che non ha avuto niente, non è passata la guerra su quelle zone là, perché era tutto intatto, era tutto bello, ormai era, per loro ormai la vita era iniziata ancora come una volta, insomma, no? Tra i molti tracciati di Coppa del Mondo di una volta, degli anni 50-60, quali sono le piste che ti ricordi meglio, quelle che preferivi e anche quelle a cui eri più affezionato? Ma io le piste più belle, più difficili, più tecniche, diciamo, per me la prima gara era all'Auberon a Wengen, in Svizzera. È una bellissima pista, ma erano un po' pericolose perché erano strette, poi battute poco, poi c'erano dentro dei salti che in mezzo al bosco non finivano più, poi un'altra gran pista a Kitzbühel, l'Annenkamm, quella forse per me era la più bella di tutti, la più tecnica, la più, anche più difficile, bellissima. Ma come dico, erano tutte piste piuttosto strette, non erano come adesso larghe, che uno viene giù tranquillo, anche se vanno un po' di più, perché anche allora si andava, perché 80 o 90 di media si faceva, poi si andava anche sopra di 100, i 120, allora sono filtrati di su. La paura anche di cadere, quindi? Eh? La paura anche di cadere? No, ma no, io quella non l'ho mai avuta di cadere, io pensavo sempre di arrivare al traguardo, io non pensavo mai di cadere, perché mi sentivo sicuro. E a proposito della sensazione di trovarsi al cancelletto di partenza delle Olimpiadi a Cortina del 1956? Al momento della partenza io mi succedeva che... No, mi succedeva che odiavo quello più forte. Capisci? Perché era così, perché sennò no, un atleta come non può dire... Sto bene, sono calmo, sono qua e là, no? Specialmente sulle discese libere. Ecco, però una volta fatto scattare il cancelletto, questo passava e andavo dietro alla mia discesa, insomma. No? Poi in fondo il traguardo purtroppo si dava la mano, congratulazioni, complimenti e... Oggi con una stagione soprattutto come questa, ricca, ricchissima di neve, vai ancora a sciare? Prima che finisca la stagione voglio mettere sì ancora un po' di giorni, col bel tempo.